tutto il mondo alpino in passato era popolato da una miriade di esseri fantastici e misteriosi che di reale avevano ben poco se non qualche personificazione in fenomeni o particolarità della natura. Erano creature nate e cresciute nell'immaginario, nella fantasia popolare e andavano ad alimentare un patrimonio ricchissimo di storie e leggende. E con queste leggende, con queste storie, la gente del tempo cercava di creare delle spiegazioni a fenomeni sconosciuti, oppure cercava di esorcizzare delle paure, oppure ancora di crearne delle altre con degli scopi ben precisi. Oggi di queste creature fantastiche è rimasto solo un vago ricordo, magari legato a posti ben precisi. Rare invece le rappresentazioni. Un esempio è quello dell'uomo selvatico, l'uomo selvatico, che troviamo in una casa di Sacco in Val Gerola, una valle laterale della Valtellina. Questo personaggio viene da lontano, forse ancora dal Neolitico, quando le neve si sgelavano dalla montagna, probabilmente quest'uomo del bosco, oppure può anche provenire da altre località che forse rincorrendo la selvaggina è arrivato qui da noi. Comunque questo uomo ha portato da noi sapere dalla natura, perché è stato quello che ci ha insegnato a fare il burro e il formaggio. Gli informatori dicono che era un personaggio vero che veniva in paese e insegnava proprio alla gente del paese tutti i saperi della natura. Questa qua è la famosa camera pitta che contiene le pitture affrescate dell'uomo selvatico. Personaggio importantissimo, un personaggio buono, anzi il suo motto che anche c'è scritto dice: io sono un uomo selvatico per natura, chi mi offende mi ghe fo pagura, e quindi già di per sé stesso non dice delle cose brutte, ti do una bastonata o così. E gli hanno anche fatto uno scherzo, gli hanno messo un chiodo sotto il sedere. E quando questo si è seduto ha fatto un gran grido ed è fuggito e non l'hanno più visto nessuno. Perché lui aveva anche altre scoperte da far conoscere. Sapeva anche probabilmente trovare il petrolio. Appartiene a due mondi l'uomo, quello reale e quello immaginario. Nel primo vive la vita di ogni giorno, nel secondo si abbandona al sogno, alla fantasia, alle speranze, cerca i perché del mistero e dialoga con le sue paure. Miti e leggende attingono gli elementi dal primo e prendono corpo nel secondo. Le vicende dell'uomo selvatico, di cui troviamo qua e là le rappresentazioni iconografiche, sono un'emanazione di questo mondo fantastico e hanno alimentato per secoli l'immaginario popolare. Il personaggio tutto peli e armato di un nodoso bastone, che ritroviamo accanto a una pregevole pietà nella camera pitta di Sacco, dipinta nel 1464, nonostante la sua temibile figura, appartiene al mondo dei buoni. È una sorta di simbolo della genuinità della natura che si scontra con la malvagità della società umana. Una volta il bosco era proibito, c'era la paura, infatti noi ragazzi quando si andava per legno o così bastava un piccolo rumore del bosco perché a un certo punto si aveva paura, magari l'uomo selvatico, magari anche se non è cattivo, ma si aveva paura, c'erano queste paure. Gli uomini raccontavano queste storie del bosco e così. Invece, per esempio, la nonna, l'Ameda, la zia, contavano su dell'uomo selvatico i suoi detti. Per esempio, dicevano questo: non bisogna andare a letto la sera se non si è fatto una buona azione. Erano degli insegnamenti che a noi ci hanno portato a ragionare proprio che l'uomo selvatico è dentro di noi. Thank you.
quatre che per saver la tuta alzare smei, andà sul posto e ferma su un bel momento. Assa chi in Val Gerula aghe una pittura, vada quel team sul mur de una casa, e da quel che si dice o grassicura. Oh, selvate, dim come la tua figura, bruta e tremenda, che fa tanta paura. Questo è un posto che, visto di adesso, sembrerebbe una cosa comune, perché è un bosco come tanti altri. Però anticamente qui, forse dal 1400, del 1500, nel periodo delle Inquisizioni, era un punto in cui c'era la paura. Qui era il punto di ritrovo delle streghe, infatti il suo nome è il Post d'Istrie. Potevano essere benissimo della gente del paese, che magari era anche gente buona, che però veniva incolpata di colpe che magari non aveva, e venivano condannati. Probabilmente non c'era niente, ma l'Inquisizione arrivava a questi punti, quindi venivano poi condannati e torturati, e fin quando ammettevano di aver commesso delle cose che poi non avevano fatto. E qui ci sono delle storie, anche se vogliamo, anche tremende. Per esempio la storia di un ragazzo che andava a trovare la fidanzata, e una sera vide un maiale, slegò il suo fazzoletto dal collo e lo legò al maiale, che lo seguì abbastanza docilmente fino alla casa della fidanzata. Giunto sulla porta, il maiale scappò di corsa. Comunque entrò in casa e si accomodò al fuoco. Dopo un certo momento vide, senza alcun dubbio, che il fazzoletto che aveva legato il maiale era al collo della fidanzata, e quindi secondo lui questa fidanzata era una strega, una stria. La Valtellina è l'impestata de Spirici, mi diceva tempo fa un'anziana signora della vicina Val Tartano, ed è un po' così in tutte le vallate alpine, dove il confine tra il reale e l'immaginario è spesso molto effimero e ha generato nel tempo un ricco patrimonio di racconti che vedono protagonisti spiriti e diauli e santi taumaturghi e streghe presunte, vittime di supplizi veri. Serafino, che per anni si è occupato di produzioni musicali e ha gestito un negozio di dischi a Lugano fino al pensionamento, oggi ama raccogliere testimonianze e oggetti di un passato altalenante tra realtà e magia. Ha creato il museo, prodotti vari, la canzone e il tour dell'Homo Selvatico, finito anche su internet, con chiari intenti turistici. Il nostro intento sarebbe proprio quello di attrarre un certo turismo per questa passeggiata, che dovrebbe essere magnifica, perché tocca, partendo dal paese di Sacco, dove c'è questo Homo Selvatico, si va verso il Molino del Dosso, Rasura, che c'è un organo ancora del 600, Mellarolo, che è un paese agricolo, che si può visitare alla latteria, e poi si torna a Sacco. Poi c'è il Molino del Dosso, che è stato restaurato, che è restaurato. Il Molino del Dosso è una mia passione, perché i vecchi proprietari, che intorno agli anni 50 avevano smesso di lavorare, e io mi è capitato di comperarlo, e al primo momento si voleva salvare solo le macine, poi la passione, in 3 anni l'ho ricostruito e ho pensato di farne un museo. L'intento del mio museo non è quello di solamente di visitare queste cose vecchie, ma è proprio di creare in giro qualcosa di vivo, cioè gente che sfrutta, che tenta ancora di recuperare i vecchi campi del grano saraceno, del grano turco, cose che adesso non ci sono più. Da dove viene tutta questa passione per... La mia origine, io sono una famiglia contadina. E da giovane mi stava stretto.
ma quando si arriva a una certa età, l'amore della terra si torna indietro e non si dimentica mai quello che si è passato in gioventù. Con un po' di fantasia, tempo e soprattutto una grande passione, Serafino ha saputo sfruttare quelle testimonianze e quegli elementi di cultura materiale che la sua valle ha conservato per creare i presupposti di uno slancio turistico, magari modesto, ma certamente utile ed esemplare.